Buonasera a tutti, ciao a tutti, ben ritrovati a questo decimo incontro webinar sull'elettrocardiografia. Qualcuno di voi, vedo dai nomi, è un grande fedele, grazie per grazie per la scelta. E comunque tanti hanno poi la possibilità di rivedere sia su Facebook, sia sul sito CG LifeWave, sia anche su YouTube, questi nostri incontri, vabbè, in modo non interattivo, ma comunque c'è una possibilità, ecco, didattica che viene data a tutti, a molti di più, dei nostri fedelissimi ascoltatori. Oggi affrontiamo un grande classico di Tiziano Lenzi, che è la fibrillazione atriale, e vediamo un po' la parte aritmologica. Di solito noi nei nostri corsi residenziali a Fognano affianchiamo sempre poi tutta una parte che tengono la Laura Napoleone e la Nina Rusconi sulla gestione della terapia anticoagulante. Oggi vediamo invece tutta la parte aritmologica, clinica, di come affrontare un paziente in fibrillazione atriale. Diamo la parola a Tiziano. Un saluto a tutti, parliamo di fibrillazione atriale, che è l'aritmia che tutti coloro che lavorano sia in area medica che in emergenza-urgenza, è l'aritmia più frequente, più conosciuta, e di conseguenza non credo che io potrò aggiungere molte cose a quanto già sapete. Quello che è sicuro è che quando ho parlato di flutter ho parlato di armonia, perché la bellezza delle onde di flutter che seguono tutta la isoelettrica è davvero armonico, arrotondato. La fibrillazione atriale invece è il caos totale. L'atrio va a 600 di frequenza, la risposta ventricolare è disorganizzata, disaggregata, e quindi è davvero una situazione particolare. Dicevo che è l'aritmia più frequente, si parla in Italia di circa 700.000 pazienti fibrillanti, quindi pari a circa l'1% della popolazione. Il problema della fibrillazione di fondo è che chi ha una fibrillazione ha un aumento della mortalità. Ha un aumento della mortalità sia per lo scompenso che per morti improvvise e per lo stroke. Lo stroke, il 20-30% degli stroke sono dovuti a una fibrillazione atriale, spesso forme silenziose, asintomatiche, parossistiche, quindi non riconosciute dal paziente. Chi ha una fibrillazione ha un rischio di ricovero nettamente superiore alla popolazione non fibrillante, ha una qualità della vita sicuramente è più compromessa rispetto a chi non ha la fibrillazione atriale, e fibrillazione atriale aggrava una cardiopatia sottostante. Anche se abbiamo comunque dei pazienti che hanno una fibrillazione atriale con una funzione ventricolare sinistra perfettamente normale, quindi abbiamo un po' di tutto, per lo più persone compromesse dalla fibrillazione atriale per la perdita della contrazione atriale, di conseguenza in una riduzione ulteriore del riempimento, ma anche le eccezioni, come sempre in medicina c'è. L'altra cosa, il fibrillante cronico, per chi guarda l'età di questi pazienti, hanno per lo più tutti una sofferenza vascolare che molto spesso può portare poi alla demenza vascolare. Le cause della fibrillazione atriale. Tipicamente, se io penso a un paziente con fibrillazione atriale, penso a un anziano ipertenso. Quello è il paziente tipicamente a rischio di fibrillazione atriale perché nel tempo sviluppa una fibrosi dell'atrio, ha un rimodellamento e progressivamente ha forme parossistiche per diventare persistente o permanente. Ma c'è una fetta di persone giovani che hanno delle fibrillazioni atriali per lo più parossistiche, e queste hanno proprio tipicamente un'alterazione a livello dello sbocco delle vene polmonari. Sono i classici pazienti che risponderanno in maniera ottimale all'ablazione. Poi ci sono forme genetiche,
forme post-operatorie, che va incontro a un intervento chirurgico e in particolare un intervento cardiochirurgico ha quasi sempre un episodio di fibrillazione atriale. Tutte le valvulopatie, ma in particolare la stenosi mitralica, è causa costante di fibrillazione atriale con tutti i rischi poi cardioembolici sottesi. L'altra cosa molto interessante, gli atleti che hanno queste variazioni di tono, attivazione simpatica intensa per gli allenamenti, poi ipertono vagale reattivo, facilmente sviluppano delle fibrillazioni atriali secondarie a questo aumento del tono vagale. E quindi, poi abbiamo delle forme legate alle cardiomiopatie o a delle canalopatie, e questo sono più da approfondire, ma molto poco comuni da rivedere. Abbiamo detto che abbiamo delle forme per lo più silenziose, degli episodi che si vedono soltanto con un monitoraggio protratto, e quindi con device impiantabili per poter individuare queste forme parossistiche. Inizialmente pauci sintomatiche perché brevi, il paziente sente quel frullio, uno sfarfallio nel petto e regrediscono rapidamente, per poi diventare dei parossismi più prolungati, poi diventerà persistente, permanente. Esattamente la definizione, parleremo di forme parossistiche, gli episodi di fibrillazione atriale che si risolvono normalmente entro le 48 ore, ma ammesso fino a 7 giorni. Quindi una fibrillazione che si risolve anche con trattamento poi farmacologico, entro i 7 giorni viene definita forma parossistica. Parleremo di fibrillazione persistente quando supera i 7 giorni dalla sua insorgenza, si mantiene e richiederà eventualmente una cardioversione piuttosto che un'ablazione e rientra in una forma persistente. Oltre a un anno, la persistente viene definita di lunga data, lungamente persistente, per arrivare alla forma permanente, quella che veniva definita una volta la fibrillazione atriale cronica, che sta a indicare che questi pazienti, sia il paziente che il medico, si sono rassegnati nel mantenere la fibrillazione atriale in quanto tale. Per analizzare un elettrocardiogramma, bisogna ricordarci sempre dei 5 parametri: la frequenza cardiaca, il ritmo, il QRS, se ci sono le onde P e il rapporto tra le P e il QRS. La frequenza in una fibrillazione atriale può essere di tutta elevata, normale o addirittura lenta. Il ritmo, questo è quello che fa la differenza. Gli RR sono costantemente irregolari, tanto che rinforzo la mano dicendo irregolarmente irregolare, salvo se un paziente ha un blocco atrioventricolare di terzo grado. A questo punto, se ha un blocco, partirà un ritmo giunzionale o ventricolare ritmico fra di loro. È l'unico caso di fibrillazione atriale ritmica. QRS può essere largo o stretto. Le onde P non ci saranno mai, sono sostituite dalle onde F della fibrillazione. Il rapporto, se nel flutter le onde F di flutter hanno un rapporto diretto 2 a 1, 3 a 1, variabile o fisso, nella fibrillazione atriale è il mondo della irregolarità, perché arrivano questi impulsi 400, 600 al nodo atrioventricolare, lo depolarizzano costantemente e in maniera random uno riesce a passare e automaticamente riesce a condurre, quindi in maniera sempre asincrona rispetto ai battiti precedenti. Quindi, in sintesi, la frequenza non fa la differenza, il ritmo irregolarmente irregolare, non regolare, il QRS largo stretto, l'assenza di onde P sostituite dalle F senza rapporto F-QRS. In termini di elettrofisiologia, solitamente la causa della fibrillazione atriale è l'innesco di microcircuiti di rientro che sono per lo più localizzati a livello dello sbocco delle vene polmonari, che sarà poi il sito in cui gli ablatori andranno a trattare i pazienti.
in particolare quelle forme parossistiche giovanili. Vediamo un classico tracciato di una fibrillazione, in questo caso la frequenza è perfettamente normale, il QRS è stretto, il ritmo è perfettamente irregolare, non ci sono le onde T che sono sostituite da questa miriade di onde F che in maniera random attivano il ventricolo così casualmente, quindi senza nessuna regolarità o ciclicità. Fibrillazioni elevate sono molto comuni a vedersi, in questo caso è particolarmente elevate, frequenza alta, ritmo irregolare, QRS stretto, non vedo le onde P che sono sostituite da delle segature, non c'è rapporto F-QRS. Frequenza normale. Spesso vediamo questi elettrocardiogrammi di pazienti che non si ricordano neanche più di avere la fibrillazione atriale, allora invece abbiamo delle fibrillazioni estremamente lente, tanto che alcuni hanno la necessità di un impianto di un stimolatore perché le loro frequenze, anche non trattate farmacologicamente, sono così basse da creare problemi di contrattilità. E vedete qui è una pausa che si aggira intorno ai 3 secondi, quindi possono dare anche problemi di perfusione in senso lato. Poi abbiamo, come vi dicevo, delle fibrillazioni lente ritmiche, è il caso del blocco atrioventricolare. Non è frequente da vedere, ma è sicuramente una realtà che verrà poi trattata con una stimolazione mediante un pacemaker e essendo una fibrillazione atriale non potremo stimolare l'atrio, quindi è il caso di mettere uno stimolatore, come si diceva Mimmo, un VUI, in modo tale da stimolare e essere inibito strettamente dalla porzione ventricolare. Monocatetere semplice a basso costo. Altra fibrillazione, questo è un vecchissimo tracciato di quando ero giovane, siamo nel 94, una fibrillazione atriale perfettamente ritmica, legata a un blocco atrioventricolare di terzo grado. Attenti alle false fibrillazioni. Nel guardare questo tracciato vediamo tutta una serie di seghettature e io che attualmente referto molti holter, è chiarissimo, quando il paziente riceve dei messaggi sul telefonino e al telefonino vicino al registratore o in questo caso vicino a un elettrodo, prendono queste interferenze che sono classiche, che mascherano quindi l'isoelettrica facendo pensare a un'attività atriale o un'attività elettrica che in realtà è strettamente un'interferenza delle onde del telefono. Diagnosi differenziale della fibrillazione atriale. Sicuramente la tachicardia atriale con blocco variabile, quindi con una aritmicità che viene provocata, conduzione, vedete degli RR che variano fra di loro, può portare a crearci qualche dubbio, ma se poi noi andiamo a ingrandire e vediamo come queste onde siano perfettamente ritmiche fra di loro, a una frequenza al di sotto dei 200 e con una conduzione, in questo caso 3 a 1, ma alternando un 2 a 1, un 3 a 1, un 1 a 1, rischia di essere letto come una forma di aritmia, forse una fibrillazione atriale, quando è in realtà una classica tachicardia atriale con blocco variabile. Questo era un paziente che aveva una digossinemia di 4 a 7 e l'intossicazione o gli alti dosaggi di digossinemia comportano facilmente l'innesco di questo esaltato automatismo atriale con queste tachicardie atriali. Diagnosi differenziale col flutter, la tachicardia atriale gira sempre a una frequenza inferiore ai 200, il flutter gira sempre su frequenze tra i 250 e i 300. La tachicardia atriale multifocale, cioè diversi foci, una morfologia diversa delle onde P, può creare una tale aritmia di fondo che uno dice, ha detto Lenz, che è una fibrillazione atriale. In realtà vediamo che tutti i complessi QRS sono preceduti da un'onda P,
diversa fra di loro e una frequenza diversa perché sono più foci della tachicardia atriale che mandano impulsi che arrivano al nodo atrioventricolare e riescono a condurre. Il flutter è l'altro che entra nella diagnostica differenziale, questo è un tracciato che avevamo visto, se uno si fa colpire da queste onde atriali così esuberanti, dice è un flutter, in realtà se controllate per bene gli RR sono costantemente diversi fra di loro, anche se di poco, talora di molto, se poi andiamo a ingrandire per bene le onde di attivazione atriale, vediamo che queste onde sono diverse l'una dall'altra, frequenze diverse, mentre il flutter è armonia, è proprio sempre completamente una perfezione nella sua realizzazione. E quindi questa è la classica fibrillazione atriale dove gli RR irregolari sono quelli che fanno la differenza. Vedete poi come i PR siano costantemente variabili, quindi anche questo non depone per il flutter. Anche se molto spesso il flutter viene scambiato per una fibrillazione atriale o viceversa, le ampie onde della fibrillazione vengono interpretate come un flutter, non ditemi mai che siamo di fronte a un fibrillo flutter perché io non amo molto questa dizione. Il QRS nella fibrillazione atriale può essere stretto, la conduzione è normale, ma può anche essere largo. Se io ho un blocco di branchia a sinistro, vado in fibrillazione atriale, è chiaro che mi manterrò il mio blocco di branchia, quindi un blocco di branchia preesistente mi darà una fibrillazione atriale con il blocco, la turba di conduzione, il QRS largo. Oppure può essere che la velocità della risposta ventricolare sia così alta che la branchia sinistra si esaurisca e ceda e compaia un blocco di branchia a frequenza dipendente. Oppure c'è il fenomeno di Ashman che vedremo tipicamente in blocco di branchia destro. Oppure la presenza di una strada diversa, una via accessoria che ci darà luogo a un QRS largo in maniera atipica. Oppure ancora i farmaci 1C. Adesso vediamo un po' questo aspetto. Questo è un signore che ha un blocco di branchia a sinistro, il QRS maggiore, ben maggiore di 120 millisecondi, tipicamente un sinistro, con l'aspetto della ripolarizzazione alterata, va in fibrillazione atriale, è chiaro che si trascina il suo blocco di branchia a sinistro, andando in fretta alla morfologia, però è il classico blocco di branchia a sinistro. Imparate i blocchi, dopo avrete meno di difficoltà a interpretare. Il fatto che sia una fibrillazione è ben documentato dalla irregolarità degli RR che sono lievemente ma sempre diversi uno dall'altro. Questa tripletta, un paziente con RR irregolari, un QRS per lo più stretto, improvvisamente vediamo tre battiti. Allora uno può dire una tripletta. In realtà vedete che si realizzano su delle frequenze estremamente elevate. Siamo intorno ai 170-180 di frequenza. Abbiamo tre battiti che hanno, guardiamo V1, V6, la morfologia esatta del blocco di branchia. Questa è proprio una tripletta, tre battiti condotti con aberranza e blocco di branchia a sinistra, frequenza dipendente. Rallenta un po' la frequenza, scompare il blocco. Questa è un'altra situazione, un paziente che ha una fibrillazione atriale, una frequenza estremamente elevata, la branchia non ce la fa più e parte la turba di conduzione, tipicamente a mo' di blocco di branchia a sinistro, mantenendo la sua irregolarità degli RR, quindi mantenendo le stesse caratteristiche di sempre. Questo è un altro che arriva in pronto soccorso, gli viene fatto un elettrocardiogramma d'urgenza, ha una fibrillazione atriale, ha una morfologia tipo blocco di branchia a sinistro, o meglio di blocco di branchia a sinistro, viene trattato farmacologicamente, va in ritmo, guardate il blocco di branchia, siamo nella fase che è passato in ritmo, c'è una P, QRS ancora largo, è largo, incomincia a restringersi, si restringe e torna perfettamente normale.
La riduzione della frequenza progressivamente ha permesso alla branca di sinistra di recuperare e notiamo la scomparsa del blocco di branca. Qui, adesso. Ben capito di cosa si trattasse. Quindi il blocco di branca a sinistro è comunemente o preesistente o frequenza dipendente. Il blocco di branca a destra invece realizza spesso il fenomeno di Aspen. Ogni tanto nei tracciati di fibrillazione atriale vediamo comparire un battito col blocco di branca a destro, soprattutto tutte le volte che si realizza un ciclo lungo, ciclo breve. Perché? Perché la branca destra ha un tempo di recupero nettamente superiore rispetto alla branca sinistra. La branca sinistra conduce prima rispetto alla branca destra. E questo tempo è sempre correlato al battito precedente. Più è distante il battito, più questo gap tra la branca sinistra e la branca destra si accentua. Per cui uno stimolo che mi cade in questa porzione riesce a trovare le branche aperte. Ma uno stimolo che mi cade tra la branca sinistra aperta e la branca destra chiusa automaticamente mi darà luogo a un battito con un complesso con la morfologia a mo' di blocco di branca destra. Quindi ciclo lungo, ciclo breve, mi compare il blocco di branca destra, so che siamo di fronte a un fenomeno di Ashman. Questo fenomeno si può automantenere perché nuovamente lo stimolo che arriva dall'atrio trova la branca sinistra pervia, la branca destra chiusa e quindi forma un collegamento fra i battiti che si chiama il linking e automantiene per un po' di tempo la presenza di questi battiti con la morfologia a blocco di branca destra. Sempre ciclo lungo, ciclo breve, fenomeno di Ashman. Se lo dite a un cardiologo, fate un figurone. Altra cosa, i farmaci 1C, quando Mimmo ha parlato dei farmaci, ha detto state attenti, gli 1C allargano il QRS perché sono collegati ai canali del sodio e agiscono in questa fase. Quindi attenzione, trattare un paziente con trattare un paziente con un blocco di branca a sinistra, come in questo caso, con un 1C che di per sé dà un allargamento del QRS, ci determinerà l'allargamento massivo del QRS, che è un problema perché più allarga il QRS, più la contrattilità di quel ventricolo ne risente. Sono quei pazienti che possono andare incontro a complicanze emodinamiche davvero estremamente importanti. Quindi attenzione, mai usare un 1C e anche quando usate l'infusione dell'1C tenete monitorato il QRS, perché se incomincia ad allargarsi dovete stoppare l'infusione dell'1C. L'altro capitolo del QRS largo può essere la presenza di una via accessoria. Fibrillazione atriale in Wolff-Parkinson-White. Allora, se noi guardiamo la striscia di fondo, vediamo che siamo di fronte a una frequenza elevata, un ritmo irregolare, un QRS apparentemente stretto, ma poi vedremo che parzialmente è largo in alcuni battiti. Non ci sono le onde P, c'è una irregolarità, la vediamo bene in V1 dell'isoelettrico. Quindi siamo di fronte a una fibrillazione atriale però che non ci piace. Allora, quali sono i criteri per pensare a una fibrillazione atriale in presenza di una via accessoria? Innanzitutto, per essere una fibrillazione atriale dobbiamo avere degli RR irregolari. Il QRS sarà largo e fuori dalla sua logica, anche un largo che una volta è un po' più largo, una volta è un po' più stretto. Possiamo avere occasionalmente dibattiti a QRS stretto perché qualche stimolo può passare dalla via del nodo atrioventricolare perché anche questa può essere attivata dalle onde di fibrillazione atriale. Come
QRS come morfologie completamente atipiche, molto spesso troveremo una concordanza da V1 a V6, tutti vettori positivi. Poi troveremo degli RR a una frequenza così elevata che il nodo atrioventricolare non li avrebbe mai potuti far passare, quindi a più di 300 battiti al minuto. L'altra cosa, più i battiti sono frequenti, più il QRS invece che allargarsi tende a restringersi. E quindi questa è un'altra atipia che c'è. Vediamo questo elettrocardiogramma, vediamo una frequenza estremamente elevata, ritmo irregolare costantemente, un QRS che è molto largo, ma talora un pochino più stretto, e soprattutto delle frequenze del QRS che superano i 300 battiti al minuto. Quindi concordanza positiva da V1 a V6, frequenze degli RR così elevati, la diagnosi di via accessoria è inconfutabile, per cui non c'è altro evento che non possa essere che una fibrillazione atriale in una preeccitazione legata a un fascio di Kent che ci fa passare come un'autostrada. Questa è una ragazza gravida, l'abbiamo vista anche qui, vedete che frequenze fa. Qui siamo a ben oltre i 300 di frequenze in questi battiti qui. Vedete come alcuni QRS siano decisamente più stretti, altri decisamente più larghi. E quindi aritmica, RR irregolari, QRS largo, con un asse elettrico strano, con frequenze degli RR così elevati, fibrillazione atriale preeccitata. Rapidamente un po' di terapia per lasciarvi eventualmente fare qualche domanda, e poi Mimmo aveva in mente un caso clinico, se ho capito bene. Allora, in pronto soccorso, in area di emergenza, il primo parametro che dobbiamo fare a un paziente con fibrillazione atriale è capire se è instabile emodinamicamente o meno. Perché se ha una instabilità emodinamica, l'unica terapia è la cardioversione elettrica. Qui non si usano i farmaci. Quindi, FA, cardioversione elettrica. La signora Maria è una paziente che abbiamo dimesso qualche giorno prima per uno scompenso. Era in ritmo sinusale. Nella notte accusa dispnea e batticuore. Arriva tramite il 118, una pressione accettabile, una frequenza di 170. Incomincia ad avere un po' di desaturazione e compaiono dei rantoli polmonari. Questo è il suo elettrocardiogramma. Frequenza, l'abbiamo riportata, 170 battiti al minuto, è un cuore già compromesso, era stata dimessa per uno scompenso, quindi è già una frazione di eiezione ridotta. Guai a fare dei farmaci in questa paziente, si seda, si cardioverte e recupera, poi si ragionerà su tutta la componente, il Mimmo ci aiuterà nei prossimi giorni sull'anticoagulazione di questa paziente, sia in emergenza, sicuramente in cronico. L'altra indicazione è la fibrillazione atriale in presenza di una via accessoria, perché non avendo il freno del nodo atrioventricolare, i 350-600 impulsi atriali hanno un'autostrada che vedevamo raggiunge delle frequenze superiori ai 300, e un ventricolo essere attivato a oltre 300 all'ora, prima o poi si stanca, cede e si trasforma la sua fibrillazione atriale in una banale fibrillazione ventricolare. Questa è una reale emergenza. In realtà, la somministrazione di un farmaco 1C avrebbe il suo spazio, però essendo un'emergenza, sicuramente la cardioversione elettrica ha tutti i crismi per essere utilizzata in prima battuta in questi pazienti. Quindi ecco, questa è la ragazza. L'altra cosa molto importante, cardioversione elettrica, come vi avevo detto, su un QRS così variabile, difficilmente la sincronizzazione riesce a prendere l'apice della R, perché è troppo irregolare, il QRS è largo, il QRS cambia, per cui in questa situazione non sarà più una cardioversione elettrica, ma sarà una defibrillazione, perché si darà lo shock dove prendo, prendo, che farà molto meno danni rispetto a darlo in un modo
sincronizzato, perché spesso non riesce a sincronizzare. Allora, messo da parte il paziente stabile, il paziente in FA e via accessoria, il secondo punto su cui pensare, vi dovete fermare e dire: devo scoagulare questo paziente, sì e no, adesso, come, dopo, quando? Allora, lasceremo dire tutto a Mimmo, che col supporto di Annina e Laura, che per sé, che da tempo trattavano l'argomento, ci aiuterà a capire laddove c'è molta discussione. Io spesso non sono d'accordo con Mimmo, per cui sarò molto interessata ad ascoltarla alla prossima sessione. Le linee guida, e tutte dicono: ho un paziente con una fibrillazione atriale, ha una frequenza elevata. Primo passaggio, controllo, è stabile emodinamicamente, controllo la frequenza. E il controllo della frequenza, come si fa? Piccole dosi di beta bloccante. Se il paziente ha un passato di scompenso, ha avuto un infarto, ha situazioni in cui ha un cuore che può essere, non sempre noi abbiamo la frazione d'eiezione del paziente. È chiaro che anche con un eco buttare un occhio sulla contrattilità, ma se va a frequenze molto elevate non è facile valutare esattamente la frazione d'eiezione in acuto di questi pazienti. Per cui il consiglio delle linee guida è una piccola dose di beta bloccante, il 2,5, quindi. Perché l'obiettivo è ridurgli garbatamente la frequenza cardiaca, mai abbassarla, evitare la bradicardia. Non dobbiamo portarlo da 130, 140 a 60 di frequenza, dobbiamo portare al di sotto dei 110, proprio essere molto garbati. Ho fatto la piccola dose di beta bloccante, gli posso, in questo paziente che ha una situazione di possibile pregresso scompenso, gli aggiungo la digitale. La fiala di digitale, questa aiuta in condizione ovviamente di riposo, perché la digitale con attivazione simpatica perde la sua efficacia di controllo della frequenza, ma in situazione di riposo associata alla piccola dose di beta bloccante ci aiuta, perché progressivamente lo dobbiamo portare, poi passeremo alla terapia orale, ma sempre piccole dosi garbate. Viceversa, un paziente che ha al massimo, tutto al più, la ipertensione come causa di fondo, senza deficit, senza mai ricoveri di scompenso, allora qui possiamo usare sia i beta bloccanti che i calcio antagonisti. Anche qui l'obiettivo non è bruscamente farli passare da 140 di frequenza a 60, essere sempre garbati. Aggiungere la digitale, mai fare l'associazione beta bloccante ai calcio antagonisti, perché comunque creeremmo un inotropismo negativo troppo forte. Quindi essere molto garbati, obiettivo portarli a una frequenza progressivamente in riduzione. Troverete tutti i dosaggi, e quindi chi ha voglia li può ritrovare per bene. E questo controllo della frequenza deve essere portato a chi non ha chance di tornare in ritmo sinusale. Lo faremo a tutti come primo passaggio, ma ovviamente forzeremo la mano a chi ha già avuto tanti episodi di fibrillazione atriale, è stato messo sotto 1CIE e nonostante continua ad avere, non ha un'indicazione all'ablazione, quindi faremo questo controllo, e di fondo abbiamo detto beta bloccante, digitale, calcio antagonisti nel cuore sano. Poi il cardiologo esperto può anche associare nel cuore non particolarmente compromesso calcio antagonista e beta bloccante. Non è un errore, perché piuttosto che forzare troppo la dose del singolo farmaco, alle volte l'associazione rende di più rispetto. E il grande rientro della digitale nel controllo della frequenza di questi pazienti è una cosa che davvero chi la usa si accorge della buona risposta che possiamo avere. In terapia in lungo termine di questi pazienti, ecco, il paziente con una contrazione ridotta inferiore al 40%, come dicevo, beta bloccanti, che molto spesso è già una sua terapia di fondo.
o la digitale, se non ottengo un risultato, associo al beta bloccante la digitale, o viceversa, ho incominciato con la digitale, aggiungo il beta bloccante. Se ho invece una frazione di azione buona, oltre il 40%, ho lo spazio anche per i calci antagonisti, beta bloccante o la digitale, poi incrocio senza mai, come dicevo, associare il beta bloccante o calci antagonista, a meno che non sia l'esperto del settore che abbia la possibilità di seguirlo nel tempo e quindi le varianti. Ma tipicamente l'associazione tra digitale, calcio antagonista o beta bloccante. La cardioversione invece la propongo a chi? Gli ho ridotto la frequenza col beta bloccante piuttosto che la digitale, piuttosto che il calcio antagonista. A chi è? Primo episodio di fibrillazione atriale o viceversa dei sintomi comunque che non riesce a tollerare questa fibrillazione atriale. Chi ha delle forme ricorrenti e sintomatiche per cui tende a scompensarsi, la signora Maria, è chiaro che ritornerà ad avere una fibrillazione, ma come accelera di frequenza automaticamente mi va in insufficienza cardiaca. Allora questo devo riportarlo in ritmo. Soprattutto poi chi ha uno spazio elevato per rimanere in ritmo sinusale, quelli che poi verosimilmente una parte di questi andranno incontro all'ablazione. E in particolare laddove appunto non riesco a controllare la frequenza cardiaca, se non salendo troppo dei dosaggi dei farmaci, tale da beccarmi poi gli effetti collaterali. E quindi queste sono grossolanamente le indicazioni per riportare in ritmo il paziente. Dall'altra parte devo sapere se tratto un novantenne, di età avanzata, uno ultra ottantenne. Questo, anche se lo metto in ritmo, mi tornerà in fibrillazione atriale. Se uno ha una disfunzione ventricolare sinistra, ha un atrio sinistro estremamente dilatato, ha una cardiopatia sottostante, sono tutti pazienti che torneranno a fibrillare. Sono quelli che danno poi ormai gli ablatori, quelli scafati, il paziente anziano compromesso non lo trattano perché questi non hanno risposte, perché anche se lo brucio lì, mi parte da un'altra parte questi microcircuiti di rientro. Per cui, ecco, il paziente con una patologia sottostante importante, inutile, si controllerà la frequenza, lo si scoagulerà e non c'è la logica. Una stenosi mitralica, io posso metterla in ritmo, devo operarla, non è che sia il problema del ritmo sinusale, anche perché ha un rischio cardioembolico altissimo, ma il suo problema è che ha un atrio che è per forza dilatato perché la valvola è stretta. L'altra cosa, se vado a trattare un paziente che ha una fibrillazione persistente da un anno o lungamente persistente, la probabilità di successo è molto, molto ridotta. E anche le patologie associate, vedremo se ho un ipertiroidismo, è un altro aspetto che dopo approfondiremo un secondo solo. Il momento per portare in ritmo il paziente, va ricordato che uno su due, anzi il 60% dei pazienti che arrivano in pronto soccorso hanno delle forme parossistiche che si risolvono spontaneamente, 60% entro le 24 ore. Io devo cardiovertire un paziente entro 48 ore per ridurre il suo rischio cardioembolico. Oppure ho Mimmo che mi fa un'eco transesofagea e mi dice sì, lo puoi trattare perché ho visto l'atrio, l'auricola, non ci sono trombi e quindi c'è lo spazio per una cardioversione elettrica o farmacologica. La cardioversione, abbiamo detto che se è instabile, solo la cardioversione elettrica è quella che può dare la risposta migliore. Nel paziente in condizioni stabili, gli chiedo un po' anche lui cosa pensa. Io ero talmente abituato a fare delle cardioversioni elettriche che chiedevo al paziente cosa faccia lei, dottore. Arrivavano uno addirittura diceva sono digiuno perché era già preparato e sapeva che se no avrebbe dovuto aspettare qualche ora. I farmaci che vengono utilizzati, anche qui bisogna tipizzarli sul paziente. Un paziente che non ha
cardiopatie di rilievo, strettamente l'ipertensione. Bene, allora sia gli 1C, la flecainide, il propafenone, l'ibutilide che a me non piace, il Nacal, sempre in classe 1A che a me non piace, sono i farmaci di scelta da linea guida. L'altro percorso, vedremo un attimo la compressa, le due compresse o le tre compresse da assumere rapidamente per riportare in ritmo il paziente. Ho un paziente che ha avuto l'infarto, ha una verosimile cardiopatia, ha alterazione della contrattilità, ha una cardiomiopatia ipertrofica, una cardiopatia ipertensiva e quindi ha situazioni importanti. L'amiodarone è forse il farmaco che dà meno svantaggi di tutto. Ovviamente farmaco lento, impiega circa 24 ore, arriva all'80% di probabilità di successo in tempi lunghi. Se facciamo l'infusione endovenosa facciamo delle flebiti, quindi è meglio fare dei boli o comunque anche la somministrazione orale. Quindi Vernacalan, ribadisco, non rientra nei miei sogni di vita. Mentre chi ha una compromissione importante, una stenosi aortica, soltanto l'amiodarone è il farmaco che mi dà, la può essere utilizzato in questi pazienti, anche se la cardioversione elettrica è sicuramente più sicura rispetto al precedente. Quindi, rifacendo un po' il punto delle raccomandazioni, il controllo del ritmo va proposto per migliorare i sintomi in quei pazienti che appunto hanno una situazione di intolleranza per dispnea, per lo stesso cardiopalmo così intenso che non lo riescono a sopportare. Bisogna ovviamente controllare anche i fattori di rischio. Ricordiamoci che la cardioversione elettrica nel paziente instabile è in classe 1, sicura, senza nessun problema. La cardioversione sia elettrica che farmacologica è raccomandata in tutti i pazienti che hanno forme persistenti nell'ambito della valutazione complessiva del paziente. Tutti gli antiaritmici che possiamo usare, sia gli 1C che l'amiodarone e l'ibutilide, un pretrattamento con antiaritmico ci favorisce poi l'efficacia della cardioversione elettrica. Sicuramente tutti gli studi che sono stati fatti con la cardioversione hanno detto che è più efficace di qualsiasi altro trattamento e altrettanto sicura. Le linee guida dicono che i farmaci da utilizzare sono gli 1C, flecainide, propafenone o il Vernacalant. L'altro percorso appunto è la pill in the pocket, la vediamo fra un attimo, e nelle cardiopatie strutturali l'amiodarone. Quindi lavoriamo e cerchiamo di conoscere bene questi farmaci. Trovate tutti i dosaggi. Per mantenere in ritmo i pazienti, le linee guida propongono sempre i soliti farmaci nei pazienti senza alterazione di rilievo, dronedarone che ormai non si usa più, flecainide, propafenone, sotalolo, attenzione sempre al sotalolo per l'allungamento del QT o l'ablazione transcatetere. Paziente con cardiopatia ischemica, compare l'amiodarone o il sotalolo, tutti e due allungano il QT, il dronedarone, come dicevo, forse conviene eliminarlo, l'ablazione, anche questa rientra in una possibile soluzione terapeutica. Nel paziente scompensato, l'amiodarone è l'unico antiaritmico che può dare qualche risposta, soprattutto nel tempo, associato a tutti i suoi effetti collaterali. Trovate le dosi. La pill in the pocket. Allora, una delle cose che bisogna sapere è che questo va provato, sperimentato in ospedale. Per cui in pronto soccorso arriva il paziente giovane con una lieve ipertensione che ha provato a dargli le tre compresse di flecainide, due se è un peso inferiore a 70 kg. Lo tenete sdraiati nel letto e dopo 3 ore vedete se andate in ritmo. Perché molto spesso questi pazienti
o ci andavano spontaneamente perché erano delle forme parossistiche, oppure possono rispondere. Se l'hanno sperimentato in ospedale, questa proposta gliela potete rifare anche a casa, dicendo: bene, la prossima volta che le succede, abbiamo visto che è efficace, non ha avuto effetti collaterali. Qual è l'effetto collaterale? Il passaggio della fibrillazione atriale in flutter atriale a conduzione 1-1. Allora, l'indicazione quando fate questo è di tenerli come minimo 3 ore a riposo a letto, perché il rischio è che il paziente si alzi per andare in bagno, attivazione simpatica, innesca il suo flutter, fa una conduzione 1-1 e allora dopo diventa una situazione di compromissione emodinamica per l'accelerazione della frequenza. Stessa cosa per il propafenone, la dose proposta è di 600 mg oppure 450 mg per i pazienti sotto i 70 kg. Gravidanza. Una fibrillazione in gravidanza, dovete sapere che la cardioversione elettrica può essere fatta con sicurezza anche nelle donne in gravidanza. Ovviamente cercheremo di non mettergli l'elettrodo sulla pancia, faremo un antero posteriore in modo da non ci sono problemi, ben tollerata e con una probabilità di successo estremamente elevata. E sono ammessi in pazienti stabili senza patologie strutturali anche l'utilizzo della flecainide. L'uso della flecainide o dell'ibutilite, altro farmaco che io non amo molto, per interrompere una fibrillazione atriale in gravidanza. Ipertiroidismo, altro aspetto. Se noi cerchiamo di rimettere in ritmo un giovane con una crisi tiroidotossica, pensando che questo ci stia in ritmo, è una battaglia completamente persa. Quindi perdiamo questa opzione. È un paziente che deve essere beta bloccato, deve essere inibita la sua tiroidotossicità col suo tapazole, perché e vedrete che andrà in ritmo spontaneamente con la normalizzazione degli ormoni tiroidei. Per cui è un paziente che risponderà alla riduzione di quella tirotossi così che ha. Quindi questo è il passaggio estremamente importante. Questo è il classico paziente da beta bloccare, poi sarà il propranolol, il farmaco di scelta nel controllo della frequenza, e il tapazole o quant'altro deve essere fatto. Quindi questo è estremamente importante. Non sbattezzate l'unica cardioversione elettrica che non ha risposte, perché di fondo è una tirotossicosi. Quindi l'unico elemento è stato questo. L'altro capitolo è la fibrillazione in corso di infarto. ST sopraelevata, RR irregolare, frequenza elevata, QRS stretta, ST sopraellevato, in D2, D3, AVF con un bel sottolivellamento qui, e quindi fa proprio pensare a un posteriore, il postero infero laterale. È un paziente che può essere o cardiovertito elettricamente, perché queste frequenze non gli fanno bene, oppure il beta bloccante. Qualunque cosa facciamo non deve ritardare la sua terapia fondamentale. Qual è la terapia? È la riperfusione di questo cuore. Quindi lo dobbiamo portare in emodinamica, lungo la strada gli facciamo un po' di beta bloccante, se tende a compromettersi lo scaricheremo come siamo in sala di emodinamica per non perdere del tempo. Quando diamo in cronico i farmaci, questa è una Cochrane che mi aveva mandato, credo, Mimmo, qualche di settembre dell'anno scorso, che dice: state attenti all'utilizzo in cronico dei farmaci antiaritmici, perché c'è evidenza che gli antiaritmici aumentino gli eventi avversi, aumentino le proaritmie, e alcuni antiaritmici possono addirittura aumentare la mortalità. E questo, un saluto e disponibile a qualsivoglia domanda se so rispondere.
Eccoci, grazie Tiziano. Ci sono un paio di domande che vedo. Una dice, Alessandra, per il controllo della frequenza, qual è il target in cronico? Allora, in cronico, in acuto abbiamo detto di essere estremamente graduali. Arrivare ai 110, ai 100, non bruscamente portarlo dal 140, 150 al 60. In cronico la sua frequenza è la frequenza normale che va dai 60 agli 80 battiti, questa è la frequenza. Sappiamo che è una frequenza che rimane sempre variabile, però in cronico il target è ovviamente un pochino più basso, mediamente al di sotto degli 80 e sopra i 60 battiti al minuto. Roberto Lazzari da Barcellona, A Imola, no, forse da Francia. sì, esatto, è faentino, ma lavora a Barcellona all'ospedale San Pau. So bene. Dice, sappiamo che il 50% delle fibrillazioni atriali tornano a ritmo sinusale spontaneamente nelle prime 24 ore. Perché dovrei sedare e cardiovertire un paziente stabile in urgenza? Non sarebbe fattibile rallentarlo, anticoagularlo e farlo tornare giù un giorno dopo con l'esibizione diretta da triage che se ha un FA lo cardiovertiamo. Dice, con un po' di sforzo organizzativo risparmieremo qualche sedazione e le relative, seppur poche, complicanze. Allora, è una domanda interessantissima. Il problema è che nel mondo reale i nostri pronti soccorsi sono talmente ingorgati che noi abbiamo bisogno di tempo per portarlo alla giusta frequenza. E quindi almeno 6 ore lo devo tenere un paziente prima di mandarlo a casa e essere certi che è col beta bloccante piuttosto che col calcio antagonista. Negli Stati Uniti fanno come sta dicendo Roberto Lazzari, soltanto che è una medicina per lo più privata, nel senso a pagamento, per cui qualunque prestazione verrà poi riconosciuta o rimborsata dall'assicurazione di riferimento e c'è un modello organizzativo di questo tipo. Io ho lavorato in passato con un israeliano, lui diceva che li cardiovertivano addirittura a casa elettricamente, così evitavano di portarli in ospedale quando andavano poi in mezzi di soccorso, perché diventava ancora più rapida. È chiaro che in un mondo ideale la soluzione migliore è riduco la frequenza, ne riparliamo fra 24 ore. Quindi è giusto quello che dice Roberto. È perfettamente nel mondo reale, io cardiovertivo perché alla sesta ora avevo risolto il problema, delle volte anche prima. Era a casa col problema risolto e con un iter diagnostico di controllo dal cardiologo perché non volevo portare via dei pazienti ai cardiologi. Poche domande, dai coraggio. C'è la domanda sul Vernacalant, che so che a Barcellona adesso si usa. Il Vernacalant, va ricordato, fece un editoriale su Lancet, mi sembra, il dottor Iannone, criticando le modalità di inserimento nelle linee guida del Vernacalant, perché gli studi che ha alle spalle. Ci sono diversi riferimenti di eventi avversi maggiori che non sono stati valutati nell'ambito dell'inserimento nelle linee guida. Sicuramente il Vernacalant è uno di quei farmaci che può essere usato se conosco bene il paziente, che non abbia una compromissione di rilievo emodinamica, perché se no, indubbiamente ci sono documentati eventi avversi e mortalità. Non lo amo, se. Diciamo che dalle prime lezioni in cui ti ascoltiamo, la cosa che è cambiata sostanzialmente è lo spazio che ha avuto l'ablazione. Cioè, 10 anni Sicuro. fa ci sognavamo, Allora. anzi, cioè, quasi controindicavamo
queste bruciature forzate. Adesso è cambiato qualcosa nel panorama Allora, del trattamento della fibrillazione atriale. è verissimo, il mondo cambia perché gli ablatori, uno, adesso per lo più si fanno delle crioablazioni, adesso si sta per usare il laser, non tutti i centri ancora lo usano, per cui è cambiata molto la modalità. Ho visto ieri un paziente, il suo trattamento ablativo è durato 45 minuti. Altri centri alcuni anni fa duravano dalle 6 alle 7 ore, per cui stavi lì, mappatura, bruciatura, mappatura, induzione della fibrillazione atriale per un tempo interminabile, tamponamenti cardiaci, ustioni importanti, quindi pericarditi secondarie, tutto si perfeziona nel tempo. Oggi io ho molta meno paura dell'ablazione, sono convinto che abbia delle indicazioni, in particolare se si sa selezionare i pazienti. E gli ablatori, quelli che non vogliono vendere fumo, sanno scegliere molto bene il paziente. Ho moderato recentemente un incontro dove c'erano degli ablatori, nessuno di loro abla uno sopra gli 80 anni. E non lo abla non perché non lo vuole, perché sa che comunque non sta fatto. Quindi di fondo è se uno sa selezionare bene quel paziente, che sono quei pazienti giovani, adulti, il cinquantenne, che ha delle fibrillazioni atriali non legate a un'alterazione strutturale dell'atrio, ma proprio a questi microcircuiti, quindi sono quelli che hanno le extrasistoli facili, perché hanno proprio delle alterazioni genetiche e sono tipicamente a livello delle sbocco delle. Quelli sono i pazienti che daranno davvero un ottimo risultato alla terapia ablativa, alla crioablativa attuale. C'è un'altra domanda. Entro quanto tempo è indicato eseguire la cardioversione elettrica in caso di mancata risposta alla cardioversione farmacologica? Il bello della cardioversione farmacologica, se non risponde, che aumenta la possibilità di successo della cardioversione elettrica, può essere fatto immediatamente al termine del volo o dopo le 2 ore per prendere il giusto tempo per valutare un paziente che non vada in ritmo, perché alle volte faccio il volo e devo aspettare almeno un paio d'ore. Non, anzi, aiuta l'efficacia. In cronico il propafenone può essere responsabile di aritmie pericolose, quindi. Certo, il propafenone abbiamo visto che come effetto collaterale può allargare il QRS. Quella revisione della Cochrane per il propafenone e la flecainide diceva che non c'era un livello di evidenza tale da dire che era controindicato, però sicuramente anche il propafenone allarga il QRS. Io avevo un paziente che in carica di propafenone aveva allargato grossolanamente il QRS e l'allargamento del QRS, e su questo chi si occupa di resincronizzazione sa molto bene che più si allarga il QRS, più quel cuore si contrae meno bene e di conseguenza se uno ha già di fondo qualche problema di suo cardiaco, automaticamente anche il propafenone cronicamente può dare degli effetti, quindi sono pazienti che vanno controllati nel tempo. Sì, direi che le domande, no, sono quasi state tutte presentate. Diciamo che riguardo alla profilassi delle recidive, innanzitutto, cioè, bisogna chiedersi qual è l'efficacia reale dei farmaci nell'evitare che il paziente abbia delle recidive. Sono dei farmaci comunque proaritmici e in ogni caso che andrebbero utilizzate a cuore sano, e che se il paziente comunque ha bisogno, cioè ha degli episodi recidivanti, sono delle fibrillazioni atriali parossistiche, probabilmente può essere un candidato alla ablazione. Cioè questo,
nel mondo moderno, quindi se attualmente l'ablazione è quasi sempre fattibile in un cuore sano dove c'è un'FA parossistica, quindi in cui una minima azione sull'osseo delle vene polmonari può in qualche modo aiutare, può essere la strada da preferire rispetto a un trattamento cronico per anni con gli 1C. Non so se sei d'accordo, Tiziano. No, sono d'accordissimo. Il farmaco più efficace nel controllo è l'amiodarone. Questo è indiscutibile per chi segue, chi controlla i pazienti, sicuramente l'amiodarone. È anche il farmaco che mi dà nel tempo più effetti collaterali extracardiaci di fondo. Tiroide, occhi, fegato, polmoni, quindi bisogna monitorare. Dall'altra parte, basse dosi di amiodarone. Una volta che il paziente è caricato con basse dosi, nel tempo mantiene un controllo delle recidive sempre in pazienti che abbiano controindicazioni o abbiano un tale rischio sull'ablazione. Io ho visto ieri un paziente di 87 anni che prende una compressa di amiodarone alla settimana, ha un QT ai limiti superiori, 460 di QTC. Però non ha più le sue miriade di fibrillazioni che aveva prima. E quindi è un paziente che non ha un percorso ablativo perché ha una cardiopatia di fondo, sicuramente anche se lo metto in ritmo e tolgo l'amiodarone, poi mi spara qualcosa dall'altra parte. Sì, in realtà ricordiamo che il propafenone e la flecainide sono controindicati nei pazienti che hanno un QRS largo, sia per blocco di branca destra che per blocco di branca sinistra. Difatti, questi farmaci hanno il monitoraggio ECG sotto infusione di 1C. Serve a evidenziare un allargamento che è un criterio per sospendere l'infusione in acuto del farmaco, quindi assolutamente è controindicato in pazienti con blocchi di branca, per rispondere ad Annalisa. Vediamo questo caso di una signora novantenne con dolore toracico che ci ha mandato Martina che ho selezionato, che accompagnato da cardiopalmo. Parametri nella norma, frequenza 150, 115, e questo è il suo ECG, dove si vede appunto un ritmo irregolare, AQRS slargato, tipo blocco di branca sinistro, ma come ci insegna in qualche modo Andrea, che dice che quando è troppo largo, abnormemente largo, pensa tossico e metabolico, in questo caso probabilmente ci viene in mente due cose. Da un lato che la paziente è anziana ed ha una FA che può determinare un blocco di branca frequenza dipendente o era già affetta da blocco di branca, però che farmaci prende? Prende la flecainide 200 mg al giorno, quindi insieme a tutti questi altri farmaci. Quindi, quando vediamo una FA come questa, QRS largo, e in questo caso ci sono degli elementi che ci fanno pensare che probabilmente la flecainide ha un'azione per lo slargamento eccessivo e questa morfologia anche in AVR con una R finale che è un po' tipica del blocco da farmaci 1C, cioè da blocco dei canali del sodio, è un elemento abbastanza tipico, quindi in questo caso la paziente è stata cardiovertita e questo è il suo ECG in ritmo sinusale che evidenzia in realtà semplicemente un emiblocco anteriore sinistro, un QRS stretto, quindi probabilmente in quell'ECG in FA era legato a un trastorno di conduzione frequenza dipendente dove agiva anche la flecainide, che appunto non è un farmaco sicuro in un grande anziano, in un paziente che può avere comunque una cardiopatia sottostante o una malattia del sistema di conduzione. Tiziano, Andrea, volete dire qualcosa o chi di voi su questo caso?
In questo caso la Flecainide l'ha aiutata a ripristinare il ritmo sinusale, ecco, non avere paura a trattare con una cardioversione, soprattutto se un paziente fa già un antiaritmico, non dargliene mai uno diverso, né forzare la dose del singolo. Quindi sto facendo in cronico l'amiodarone piuttosto che l'1C. Passo a una strategia elettrica, mai associare un secondo farmaco antiaritmico. E Ranieri dice appunto che il sodio cloruro ipertonico come antagonista di effetti avversi dei farmaci 1C è uno dei, sì, dei trattamenti possibili. Diciamo che di solito la sospensione del farmaco è già utile, soprattutto quando c'è un sovradosaggio o comunque l'uso di sodio cloruro ipertonico ha appunto questo un meccanismo di spiazzare il farmaco dal canale del sodio. Diciamo che è un Un'onda trattamento di discreto. sodio. Dicevi, Hai Andrea? esperienza? No, chiedevo a Ranieri se ha esperienza nell'utilizzo dell'ipertonica. Io personalmente non ho mai usato. Sui risultati nemmeno io saprei dirti, cioè nel senso che di L'ho visto fare una solito. sola volta, l'ho visto fare una sola volta in scuola di specializzazione al maestro Schiraldi Ah, ok. e dopo mi è capitato un altro effetto avverso proaritmico, un flutter 1-1 che non ho esitato a cardiovertire e altri effetti avversi con farmaci 1C onestamente non mi ricordo di aver avuto. Secondo me l'importante è selezionare correttamente i pazienti, come diceva giustamente Tiziano, e se selezioni correttamente i pazienti a cui fare i farmaci, poi è anche meno probabile incorrere in grossi effetti collaterali. Sì. Bene, direi che non ci sono altre domande, no? Mi pare di no. Possiamo salutarci. Possiamo allora salutarci e faremo un ultimo, credo, webinar, incontro probabilmente a fine mese sull'anticoagulazione, quindi vi manderemo tutte le date, insomma, sarà l'ultimo prima dell'estate. Grazie e interrompo quindi la registrazione.